Salve, buonasera, sono Enzo Coccia e sono un pizzaiolo. Ho sempre creduto che si potesse fare una pizza diversa valorizzando il rapporto con gli agricoltori. E quindi ancora prima che Slow Food creasse il progetto dell'alleanza, sono andato a inserire i nomi degli agricoltori all'interno dei miei menu vicino agli ingredienti. Ho un motto, io vivo per i contadini perché vivo grazie ai contadini. Salve, il mio nome è Giuseppe, per gli amici Gepis. Sono un fiduciario Slow Food, che la parola fiduciario vuol dire che sono un dirigente locale di questa associazione. Però quanto è più bella la parola fiduciario? E vivo nel Cilento, a Caselle in Pittari, per gli amici CIP, e ho sempre provato a coniugare innovazione e tradizione. Organizzo ogni anno il Palio del Grano. A proposito, quest'anno non mancate, si svolgerà il 19 luglio. Però mi piace anche provare e sperimentare le nuove tecnologie, come la stampa 3D, Arduino. Mi piace organizzare meeting e call conference con persone provenienti dalle parti più svariate del mondo. Salve, il mio nome è Paolo Russo. Io non sono un socio Slow Food, però forse lo diventerò. Lo diventerò perché non riesco a sopportare il fatto che nella città della pizza, nella città delle zeppole e dei panzerotti, prolifichino e nascano tantissimi friggitorie di patatine olandesi. E poi c'è un'altra cosa che non sopporto. Non sopporto che di dare ai miei figli succo di frutta che contiene acqua, glucosio, acidificante e il 40% di frutta, anzi di purea di frutta, reidratata. Salve, il mio nome è Emilia Lombardi e faccio parte di Slow Food Napoli. Sono una socia di Slow Food da diverso tempo, però negli anni ho sempre aumentato la passione con cui collaboravo con questa associazione, perché gli altri dicono che sono diventata una coproduttrice. Che vuol dire? Vuol dire che mi sento molto più responsabile delle mie scelte alimentari, quindi mi piace conoscere i produttori, mi piace capire il modo in cui il cibo di cui mi nutro è prodotto. Buonasera, sono Manuel Lombardi e sono un allevatore e un produttore di un formaggio antichissimo, si chiama Conciato Romano, è un presidio Slow Food e la mia vita è cambiata moltissimo da quando appunto è presidio. In realtà, oltre a cambiare la mia vita, ha cambiato anche la mia percezione del futuro. Ora ho molta più speranza nel futuro e riesco a creare opportunità sul mio territorio, l'Alto Casertano, non solo per me, ma anche per tutto il territorio, facendo rete, creando reti, creando sinergie con altri produttori, pizzaioli, chef e che condividano con me l'idea di un. E la necessità di un cibo più buono, più pulito, più giusto. Il mio nome è Mimmo De Gregorio e sono un ristoratore. Il mio ristorante si trova a Sant'Agata sui Due Golfi, in penisola sorrentina. In cucina ci sono mamma e papà, mentre io e mia moglie siamo in sala. Ho imparato da Slow Food a fare la spesa direttamente dai piccoli produttori, valorizzando proprio quelle produzioni che rischiavano di scomparire, come per esempio i piccolissimi gamberetti di crapolla. Cerco di raccontare, o almeno i miei clienti, le persone che vengono al mio ristorante, mi dicono che i miei piatti hanno un sapore in più, un sapore delle storie di quelle produzioni, per cui anche quelle degli olivicoltori e dei limonicoltori che fanno un'agricoltura eroica in penisola sorrentina. Il mio nome è Peppe Pagano e sono un socio Slow Food. A Casal di Principe ho creato una cooperativa sociale che dà lavoro a dei disabili psichici. All'inizio nel paese pensavano che i matti fossimo noi,
Poi si sono resi conto che in realtà i veri matti sono quelli che inquinano la terra in cui vivono e che seppelliscono rifiuti tossici nella terra più fertile che la nostra nazione conosca. La Camorra spesso ci ha minacciato, hanno anche sparato al nostro ingresso. Nel nostro ristorante c'è una bandiera con una chiocciola rossa e la scritta Slow Food, perché anche il nostro è cibo lento, è cibo che fa pensare. Il mio nome è Tina Somma e sono una produttrice di vino. Nella mia azienda, nei Campi Flegrei, provo a conciliare la conservazione della biodiversità e la sostenibilità alimentare. Ho iniziato seguendo l'esempio dei miei genitori e non solo ho recuperato delle viti a piedi franco, ma tantissima biodiversità vegetale come il pisello Santa Croce, il pomodoro cannellino, la cicerchia flegrea. Perché lo faccio? Lo faccio perché io ritengo che sia giusto. Questo poi ha prodotto anche un altro effetto vantaggioso, perché i miei figli si sono appassionati anche loro a questo lavoro e non dovranno, come tanti loro coetanei, lasciare questa terra. Non vi ho detto che sono fiduciaria Slow Food. Io invece sono Stefano Pisani e sono un amministratore locale. Sono il sindaco di Pollica, una città del Cilento. Sono stato il vice sindaco di Angelo Vassallo, che è stato ucciso perché ritenuto scomodo, perché riteneva che è più importante ciò che si è rispetto a ciò che si ha. Io oggi cerco di portare avanti la Pollica di Angelo, sostenendo il suo mare, le sue produzioni e il suo ambiente. Buonasera, io sono Patrizia Spigno e sono una scienziata, o meglio, sarebbe meglio dire una ricercatrice, perché in realtà cerco, che cosa cerco? Cerco quello che abbiamo perso, la biodiversità. Faccio selezione genica, state attenti, non c'entra nulla con gli OGM, è quello che i contadini hanno sempre fatto, cioè selezionare le varietà che davano migliori risposte sul territorio. E mi sono accorto negli anni che rispetto agli ibridi prodotti in altri ambienti, gli ecotipi locali sono quelli che resistono meglio e si danno le migliori produzioni nei territori. Sento spesso dire, ma il San Marzano di una volta non esiste più. Però molti non sanno che quel poco che esiste del San Marzano l'ho recuperato io con il mio gruppo di ricerca. Non mi dovete ringraziare, non vi preoccupate. Però se conoscete dei contadini, presentatemeli, perché c'è assolutamente bisogno di agricoltori custodi, agricoltori che sappiano in qualche modo mettere a dimora varietà autoctone e ecotipi locali. Io sono Giuseppe Orefice e sono il presidente di Slow Food Campania e tutte le persone che vi ho presentato prima, ma anche moltissime altre, sono gli eroi della mia terra.